tutti, oggi sono qua per parlarvi della mia TBR a tema crime. Sapete che sono una grande patita di gialli, soprattutto se si tratta di Agatha Christie, ma oggi non vi parlerò soltanto di lei. Ho selezionato infatti alcuni libri di autori differenti che vorrei leggere nei prossimi mesi. Il primo di questi è Villain di Shuichi Yoshida, tradotto in italiano con il titolo L'uomo che voleva uccidermi. Questa è l'edizione della Fiction che io ho preso all'usato per una sterlina e 49, in Italia edito da Feltrinelli. Vi lascerò poi il link a tutte e due le edizioni qua sotto in descrizione. Per quanto riguarda la storia di questo romanzo, ci troviamo ovviamente in Giappone, dove una ragazza viene trovata strangolata. Questa giovane doveva incontrarsi con un uomo che però nessuno sembra conoscere. Anche il suo cellulare, i messaggi, le chiamate rivelano una storia un tantino diversa da quella che i suoi conoscenti sapevano. C'è quindi tanto mistero attorno a questa morte violenta. Sono molto curiosa di leggere questo libro, innanzitutto per conoscere un autore giapponese contemporaneo che non conoscevo, inoltre mi incuriosisce la parte più psicologica del caso. Infatti non si parlerà esclusivamente dell'indagine, ma da quel che ho capito si entrerà un po' più nel profondo anche per quanto riguarda i personaggi, soprattutto all'interno della società contemporanea giapponese. Sapete che io ho un po' il pallino per il Giappone, quindi non vedo l'ora di tutto. Farmici. Un libro che non sarà una sorpresa, ma dovevo assolutamente inserirlo nella mia TBR, c'è Un cadavere in biblioteca di Agatha Christie. Questo è il terzo romanzo su Miss Marple, se non sbaglio, edito da Mondadori al prezzo di 8,50 €. La storia è ambientata a St. Mary Mead, il villaggio di Miss Marple, e viene ritrovato un estraneo nella biblioteca del colonnello e sua moglie. Un estraneo morto nella loro biblioteca. Tra l'altro, nessuno nel villaggio conosce questa persona che è morta, quindi chi sarà, come ci è finito nella biblioteca? Lo so che è uno dei casi forse più celebri di Miss Marple, però sono riuscita sia a non leggere mai questo romanzo e non ho mai neanche beccato l'episodio della serie TV, quindi sono proprio fresca, non vedo l'ora di leggere questa storia perché per una volta non ho la più pallida idea di come si evolverà la storia, né tantomeno di come andrà a finire, ma quello che mi interessa di più è ovviamente scoprire meglio il personaggio di Miss Marple. A me piace molto Agatha Christie, ho letto tante cose sue, ma principalmente su Poirot. Su Miss Marple ho letto soltanto due romanzi per ora, quindi sono curiosa di leggere qualcosa di nuovo, anche perché con il primo romanzo di Miss Marple, ho scoperto un personaggio nuovo, nel senso che mi è piaciuta tantissimo la filosofia di questa, signora, il modo in cui osserva le persone e cerca di entrare un po' più nel vivo, quello che le interessa veramente è proprio la mente umana e mi affascina tanto come cosa. Uno degli ultimi arrivi nella mia libreria è Kabukicho di Dominique Sylvain, un'autrice francese. Questo romanzo è edito da 66 and Second, ha un prezzo di copertina di 16 €, io l'ho pagato, mi sembra 8 € circa da libraccio. Come vi dicevo, l'autrice francese, ma la storia è ambientata in Giappone. Già solo per questo mi intrigava parecchio. A parte questo, la storia si svolge nel quartiere a luci rosse, Kabukicho per l'appunto, in cui scompare una ragazza straniera, Kate. È un caso abbastanza complesso per la polizia giapponese perché la persona che è scomparsa appunto non è giapponese, viene indagato quindi il suo amico, la sua coinquilina che è francese, insomma ci sarà un bel intrigo. Non ho sentito tantissimo parlare di questo romanzo, devo essere sincera, però mi incuriosiva il fatto che fosse un romanzo ambientato in Giappone, ma per una volta non raccontato da un giapponese. Quindi sono molto curiosa. Sono bene o male curiosa di tutto, però tralasciamo questo particolare e proseguiamo con The Invention of Murder, ovvero How the Victorians Revelled in Death and Detection and Create Modern Crime. Ovviamente il mio inglese è spaventoso, ma troverete come al solito titolo, link vari in descrizione, di Judith Flanders. Questo libro è edito da Harper Press, a un prezzo di copertina di 9,99 €. Anche questo l'ho comprato usato, ho pagato 2 € circa. Questo titolo mi incuriosiva parecchio perché si tratta di un vero e proprio saggio sul crime, quindi all'interno si parlerà tantissimo di crimini realmente accaduti e anche di tanti scrittori che hanno magari attinto da questi episodi o che addirittura hanno creato dei veri e propri casi. Mi aspetto di trovarci sicuramente Agatha Christie, ma non solo, quindi visto che sono molto curiosa riguardo questo genere, non potevo che avvicinarmici. È un bel mattoncino scritto anche abbastanza
in piccolo, quindi spero di non diventare cieca nel frattempo, però ho visto che ci sono anche alcune immagini, ci sono delle pagine, vedete, con delle foto, insomma, deve essere una lettura veramente top per chi ama il genere. Sto creando una piccola pila di libri a fianco alla cibi e non è per niente contenta, cambia continuamente posizione, temo che fra poco me li butterà giù tutti. Comunque, proseguiamo con un altro titolo di Agatha Christie, in realtà ne avevo 3 o 4, ma mi sono limitata a inserirne soltanto 2 in questo video. Questo non poteva che essere un romanzo di Poirot, Carte in tavola, edito da Mondadori al prezzo di 9 euro. Anche in questo caso non credo di aver mai visto l'adattamento TV di questo romanzo, ammesso che esista. Quindi so veramente poco e niente sulla storia e non vedo l'ora di scoprire qualcosa di nuovo. In questa storia in particolare, Poirot viene invitato da un uomo che si vanta di avere una collezione abbastanza particolare, ovvero i criminali che hanno commesso degli omicidi ma che non sono mai stati scoperti. Poirot si reca al ricevimento a cui è stato invitato, ma il padrone di casa viene ritrovato morto. Il colpevole si trova quindi fra gli invitati, fra cui ci sono anche altri cacciatori di delitti, e niente, si preannuncia una storia molto intrigante. Innanzitutto perché spero che questa storia Poirot ci sia dall'inizio alla fine, cioè, date le premesse, non può che non esserci. Io adoro il personaggio di Poirot e mi stringe il cuore quando spesso appare brevemente soltanto verso la fine per risolvere il caso. Vederlo dall'inizio alla fine, cosa noterà, su che cosa porrà l'accento, è quello per cui vivo. Mi piace tantissimo il suo modo di ragionare, mi piace il modo critico con cui analizza ogni situazione, mi piace il modo che ha di approcciarsi in generale al caso, alle persone. Quindi mi sa che lo inizio a leggere adesso. Proseguiamo con l'ultimo titolo che ho inserito nella mia TBR, ovvero Un estraneo al mio fianco di Anne Rule. Anche questo l'ho preso usato, edito dall'Attea, al prezzo di... il prezzo è stato oscurato dal cartoncino di Libraccio, penso di averlo pagato 4-5 euro. Mi sono avvicinata a questo titolo perché stavo cercando dei libri basati su crimini realmente accaduti. Avevo stilato una sorta di lista di titoli e ho trovato immediatamente questo usato, quindi ne ho approfittato e l'ho preso subito. La storia parla di Ted Bundy, un famosissimo serial killer americano. Tra l'altro, una settimana dopo il mio acquisto, ho scoperto che sta per uscire un film su Ted Bundy interpretato da Zac Efron. A parte questo, la storia parla appunto di questo serial killer ed è narrato da Anne Rule, una giornalista con esperienza anche in criminologia, a cui viene affidato il compito di indagare su questo serial killer, di cui all'inizio non si conosce l'identità, e lei nell'indagine, andando avanti a indagare, scoprirà che il responsabile, questo ovviamente non è spoiler perché è una storia vera, quindi si sa che cosa è accaduto, non è per quello che si legge questo romanzo, il responsabile è una persona che conosce, quindi un estraneo al mio fianco per questo motivo. La cosa interessante di questi romanzi basati su crimini veri non è tanto, appunto, come dicevo, scoprire chi è stato, ma che cosa ha portato questa persona a uccidere tante donne, mi sembra che abbia anche violentato tante ragazze. Quello che mi aspetto quindi da questo libro è sì la storia dietro al serial killer, perché io personalmente non la conosco. Ho letto sì il trafiletto qua in cui dice che ha ucciso tot donne, è uno dei più famosi, terrificanti serial killer americani, bla bla bla. Però non conosco effettivamente che cosa sia successo, la sua storia. Mi aspetto quindi un approfondimento da quel punto di vista, ma anche e soprattutto un approfondimento da livello psicologico, sapere che cosa ha spinto effettivamente questa persona ad agire in questo modo, perché. Questa era quindi la mia TBR dedicata ai romanzi crime che ho intenzione di leggere prossimamente. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete letto qualche romanzo che ho citato, che cosa ne pensate, ma soprattutto che cosa mi consigliate di leggere o quali sono i vostri crime preferiti. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!